Giulio Perrucci, presidente del Campobasso, una buona vittoria. Ecco, io ho detto con l'allenatore della Jesina netta, ma si è un po' arrabbiato. Comunque va bene, rientra nella foga del post partita. Però è netta questa vittoria del Campobasso? Ma io penso proprio di sì. Per noi era importante vincere, quindi lo abbiamo fatto e siamo veramente contenti perché insomma, dopo tanto patire siamo qui a festeggiare una vittoria, ma merito soprattutto dei ragazzi e dell'allenatore. Davvero due gol buoni, il primo bellissimo da parte di Fioretti, il secondo di astuzia, di rapina. Io penso che un esordio migliore non poteva aspettarselo la punta del Campobasso. Ah, sicuramente, insomma, fare l'esordio con una doppietta, poi con un gol veramente bellissimo. Sono contento. Perché ce lo meritavamo, se lo meritava la squadra che sta lottando da luglio, se lo meritava lo staff tecnico, ce lo meritiamo noi perché stiamo lavorando a testa bassa. E ora però, piedi per terra, non è successo niente, siamo gli stessi di 2 settimane fa, ora però dobbiamo continuare su questa strada. Con Meduri e Fioretti la squadra è completa con l'arrivo del pass dei giocatori comunitari anche? Vabbè, questo poi sarà lo staff tecnico a deciderlo. Io posso soltanto, ripeto, ringraziare tutti i 20-22 giocatori perché insomma oggi per noi era importantissimo e hanno tenuto il campo in modo ottimo. Non so se sugli spalti ha assistito alla partita anche Aniello Aliberti. No, eravamo in contatto, però problemi personali non è potuto venire. Il messaggio finale, perché voi vi messaggiate spesso sul 3-1, il messaggio di risposta di Aliberti qual è stato? E vai sul 3-1 di Grazioso.